Ciao e bentornati a un altro episodio di questo Let's Play Minecraft. Avevamo nello scorso episodio avevamo preso delle belle bracciole crude che ci servivano e abbiamo bisogno di un po' di carbone. Vediamo se un pezzettino solo basta per tutto. Così abbiamo la nostra riserva di cibo. E con i semi io pianterei anche i semi così quasi, ma qua fuori è giusto per cominciare. Quindi per farlo ci serve la cobblestone e ci serve della legna. Abbiamo bisogno di altri stick, così facciamo la nostra zappa. Abbiamo bisogno anche di una spada. Ok. Facciamo giusto giusto uno spazio. Ah, ok, così. Però abbiamo bisogno di acqua, quindi per adesso non ho fatto niente, quindi passiamoci pure sopra per annullare la cosa. Quindi mettiamola da parte, intanto è appena venuta notte. Mettiamola pure da parte, qua stiamo cuocendo. Sì, forse ce la facciamo farle tutte e 8. Sicuramente, anzi. Bracciola cotta che dà un bel po' di energia. Mettiamone metà qui. Prendiamo i nostri accessori. Prendiamo questo. Lasciamo su giusto un kit per poter andare avanti. Un altro letto lo metteremo molto probabilmente giù. Ok. E altro che mi serve, credo niente. Il legno ce l'ho. Forse piantare qualche fungo, giusto per vedere se crescono. Facciamo pure 1, 2, 3, 4 e 5. Un po' a casaccio. Mettiamo un po' meno luce e chiudiamo pure questa porzione con della cobblestone. Non chiudo fino in cima perché voglio solo cercare di mantenere i mob fuori. Ok, fatto questo, possiamo tornare giù per un po' di per scavare ancora un pochino e per andare a costruirci un altro letto da mettere giù eventualmente. Anzi, no, non serve un letto giù a dire il vero. Ok, però possiamo continuare. Ah, potremmo cominciare ad esplorare e invece no. Prima voglio finire questo lavoro che avevo iniziato l'altra volta, non si lasciano i lavori a metà. Ovviamente non mi sono portato giù la pala. Ah, e dovrei cominciare a cucinare. Ho il carbone dietro, sì. Ok, ho il carbone dietro, quindi mettiamoci a cucinare un po' di pietra. Qua dovrei avere abbastanza. Ho quasi uno stack quasi uno stack intero di lingotti di ferro. Molto molto bene. Qua continuiamo su. Ah sì, qua possiamo chiudere adesso con le ciotole che abbiamo. Qui, qui, qui. Ok, così abbiamo la via completamente chiusa. Continuiamo a salire questa scalinata. Altro ferro. Ok, scaviamo pure questo ferro. Ok, direi che possiamo chiudere. Questo è il suono di un Enderman. Sì, si sente in lontananza il suono di un Enderman da qualche parte, quindi probabilmente c'è una caverna qua vicino. Proviamo a vederlo da qui.
Ok, sembrerebbe di sì, a meno che non è in questo corridoio, ma ne dubito. Dai che siamo quasi arrivati. Ok, ha tolto la torcia. Forse sarebbe meglio mangiare qualcosa. Così almeno mi torna su un po' di energia. Che ci siamo quasi. Ok, dai che ci siamo. Ah, ok, ho distrutto una delle scale, mi sa. Che andiamo a riposizionare subito. Scale. Ok. Ok, adesso bisogna cucinarne un po', come vedete è un po' più alto finalmente. Bisogna cucinare un po' di scale. Un po' di pietra, di mattoni di pietra e poi successivamente le scale. Quindi andiamo pure a vedere. Beh, dai, non è malissimo come partire, come abbiamo iniziato. Ok, con questi faccio i mattoni di pietra, che sono sempre 20. Ciottoli, ciottoli. Ok, qua possiamo mettere. Allora, servono 6, quindi possiamo farne ancora. Ok, 12. E di conseguenza possiamo mettere un po' di scale. Partiamo dal fondo e risaliamo. Più avanti vedrò anche di allargare questo passaggio, non con le scale, ma con gli archi di cui vi parlavo. Quindi fare una cosa ancora più carina. E direi, vediamo, qua cucina. Sì, forse sarebbe meglio fare un'altra di queste fornaci, anzi altre tre. Ok, con queste tre fornaci le mettiamo. Ah, non torcia, fornace. Ok, andiamo a togliere questo, a dividerlo in quattro. Mettiamone un po' qua con il ferro, un po' qua sotto con altri ciottoli. Questi sono mattoni di pietra. Ok, e un po' qua con altri ciottoli. Così abbiamo una produzione un po' più ampia. Via questo, via i ciottoli, i mattoni di pietra li teniamo. Via la canna da zucchero? No, facciamo un po' di canna da zucchero. Ok, in questo pezzo qua, che se non sbaglio è, sì, è la nostra caverna che abbiamo esplorato prima, vediamo di fare. Giusto per iniziare, voglio fare. Facciamo così, allarghiamo questo pezzettino. Abbiamo bisogno anche di acqua, c'è ragione, sempre. E quindi non possiamo fare niente. Quando avremo. Nel prossimo episodio molto probabilmente faremo i secchi, ma prima, nel prossimo episodio, dobbiamo fare una cosa molto più importante, che è esplorare quel burrone. Quindi mettiamo via un po' di robe, portiamoci dietro cibo, due picconi e questo piccone qua, e un po' di torce abbiamo bisogno.
Quindi facciamo pure le torce. Ok, 1, 2. Ok, con questo è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave!